Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video sul canale. Oggi andiamo a fare un match chiesto da voi, Ultimate Warrior contro Hulk Hogan per il WWE Championship dell'88 al 98. Ecco, match Lazarowski, come sempre. Sempre qui. Oggi, match storico. storico. Abbiamo scaricato l'arena di WrestleMania 6, ragazzi, addirittura il cartellone con Hulk Hogan e Ultimate Warrior lì disegnato sopra. 1990. 1990? Sì. Mamma mia, ragazzi, siamo tornati indietro di 20 anni, quanti anni? No, Magari. 30, 40. Oddio, ragazzi, Bello. Ultimate Warrior scaricato perché è esattamente questa versione. Ma entrava così, un pazzo. Impazzo. Cioè, no, Oddio. vabbè. Un pazzo. No, Raga, vabbè. fermatelo. Comunque, completo ufficiale, ragazzi, eh? Sì, Questo molto entrava carino. 2026, riguardatevi il video, Allora, era abbiamo due esattamente piccole così. chicche su Sì, io nel frattempo chiudo la questo. finestra, però quelli di giù mi sentono, mi mandano i carabinieri, raga, perché oggi urlerò come un La pazzo. polizia locale. Allora, piccola chicca. Entrambi erano campioni. Allora, Hulk Hogan era il campione WWF, mentre Ultimate Warrior era il campione intercontinentale. Sì. Qui si sfidano ovviamente per il Intercontinentale, titolo ok. Qui abbiamo WWF. messo il titolo, come ci avete chiesto, eh. Uguale comunque, lui sì. Raga, ve lo dico adesso perché l'ho visto. Ditemi se sbaglio, ma dovrebbe essere ancora vivo Ultimate Warrior. Giusto? Credo. Se non ricordo male. Mamma mia. Brother. Champion Hulk Hogan. Hulk rules. Il fratello di tutti. Non Mamma mia. Adesso dice sento la così. canzone. È diversa. È Come diversa? un'altra. È un'altra Ma questa. non puoi. È Io un'altra. Ma perché in quel periodo entrava pure un'altra esigo che tu mi canzone. piazzi l'altra, allora. Devi sperare che i nostri amici ci chiedano un match di Hulk Hogan del 2002. Perché quella versione avrà proprio quella canzone che ami tanto, che vuoi ascoltare. Tanto qua l'arbitro ci ricorda le regole. La Esatto, ci dà le sportività. spiegazioni. La sportività prima di tutto. Mamma mia, raga, io salto però. Mani al cielo. Hulk, sempre lui. Hulk è nato Complimenti. vecchio. Io sono Hulk Hogan. Sì, io Ultimate Warrior. Io sono Hulk Hogan, ok. Si parte a mille. Comunque, Un è il. grande match questo. Allora, ricordiamo che entrambi Vai. erano dei buoni, Erano quindi dei un buoni. match più unico che raro, perché sai, in genere si scontrano buoni e cattivi. Ed Esatto, invece. entrambi erano amatissimi dal pubblico. E soprattutto che erano campioni, come vi stavamo dicendo prima, ragazzi. Quindi Hulk Hogan era campione del mondo, Sì. mentre Ultimate Warrior intercontinentale, giusto? Sì. Complimenti. Bello il vestito di Ultimate Warrior, mi piace tanto. Veramente bello. Molto carino, Ma sì. mi stai già schienando? Mamma mia, Hulk Hogan Qui non bisogna alza perdere solo il tempo. braccio, io dico, non c'è Brother. bisogno di alzare tutto il bacino. Oddio. Oh, Bello. bello, arbitro, mi ha messo le dita in faccia, ma mi scusi. Ma che fa? Vabbè che in quel periodo gli Fatti arbitri facevano acchiappare. finta di vedere. Bello. Facevano finta di vedere. Sì. Molte mosse le lasciavano passare per fare scena, per fare visual in quel periodo, per sentire il Oddio, Oddio, questo bello. bello. Per far vedere al pubblico che questi due si picchiavano davvero. Un po' come Bret Hart e Shawn Michaels. Raga. No, cazzo. No, perché no? Ho premuto B. Ah, così mi piace. Forse con B non faceva nulla. No. Vabbè. Sei ancora fermo a WWE del 2007, mi sa. Beccati sta Chokeslam. Cazzo sono Kane, raga. Hanno tutti preso spunti dal Dai Hogan, grandi, così, dai più eh. grandi, dai più grandi. Raga, Hai ditemi visto quello che Ultimate volete. Warrior come muoveva la corda Sì? all'inizio? Battista. Battista l'animale, può Quando chiama essere. la Battista Bomb. Può essere. Ahia, me l'hai parata questa. Addio. No, vabbè, raga, Bellissimo. No, penso che Samurai Thomas non c'è speciale! niente di più bello, esattamente sì. No, vabbè, non ci credo. Complimenti.
bella! No, schienamento. Cazzo, questa è la tua vostra finale. Questa sì che me la, questa me la ricordo, la però. Sì. Bella. E cazzo? Stavo già. Ma scusa, non la faceva. Wow. Quando lui era, insomma, pancia in su? Invece l'ha fatta di schiena. Sì, la puoi fare in entrambi i modi. In tutti e due modi? Cazzo, Hulk, stiamo già subendo, però. Oddio, diglielo, you! Brother. Brother, vieni qua. Ciao, brother. Mamma mia, che cazzo. Comunque, miglior imitatore di Hulk Hogan, oh, ragazzi. La copia? No. Miglior imitatore di Hulk Hogan. Vai, sparamolo. Vince McMahon. Non avevo dubbi, guarda. Raga. E vabbè, non ce la fa fare la Swarovski. Non hai più forza, mi dischia. Oh, oh, oh. Oddio. Però questo te lo prendo. Mamma, ti sto per lanciare fuori dal ring, guarda. Sì, sì. No, sono stordito. Ma scusa, ma mi hai dato due colpi. Bello. Ti ho dato due colpi. Ma quanto è questa? Oddio, ma. Ma? Ti fa tutto insieme col comeback. Bello. Bello, vabbè. Allora facciamo anche un'altra mossa finale. Da, così. Cazzo, però. Non me la fa parare, raga. No, non me l'ha fatta, non me l'ha fatta. Ah. Forse adesso vediamo. Niente, di schiena. Ah, sì. Ti metti, raga, ti deve girare. No! Potevo premerlo. Cazzo, questo è Robreak, cioè. Vaffanculo. Sì, questo è Robreak, non sarei mai uscito, giuro. Non ce l'avrei mai fatto. No, dai, cazzo. Dai, fratello. Niente. Tirami un pennello. E che cazzo è questo? Sta già arrivando. Niente, raga. Oh, ma ce l'ha. Ah, bella questa testata. Wow! Raga, Hulk Hogan è in difficoltà. Io sto aspettando un you. Io invece. Sei in difficoltà? Sì. Io mi scaldo i muscoli nel frattempo. Raga, è morto Hulk Hogan. Ma che cazzo? Allora ti do un bel colpetto. Dai. Per tirarti sul cestaletto. Io mi sto divertendo un botto. Cos'è questa cosa che stai dicendo? Per tirarti sul cestello. Che cosa stai dicendo? Da? Da chi? Da un altro. Bello! Beh, raga, ci siamo, cazzo! You! Senti il pubblico come lo dice, cazzo, bellissima, raga. Giuro, comeback più bello non lo potevano fare. No. Veramente, oddio. Questo arbitro in mezzo alle balle. L'arbitro in mezzo alle palle, complimenti, che raga. Che bella, cazzo. Ci siamo. Vai, il pubblico lo chiama, il pubblico lo chiama. Lo chiama, cazzo, ragazzi, lo chiama. E dai, Hulk. Ma dov'è andato? Stava andando fuori. Stava andando fuori, sì. Quarta finale. E dai. Ma è freschissimo. Anzi, mette fresco. È fresco. Va bene, non fa niente. Ok. No, okay. Vabbè, mi sento male. Bella, che stai immazzando. Guardami, dai. Bella. Vieni da Hulk Hogan. No! Ma mi hai parato la mossa speciale! Se mi dai, mi fai respirare un attimo, mi stai picchiando come non so sì, che cosa. Sei scatenata. Io chiamo il pubblico. Sei scatenata dell'entrata che hai fatto. Ostece di vittoria, ok? Vabbè, raga, che palle. Dai, Hulk. No, che cazzo che hai fatto? Che cazzo hai fatto? Mi hai dato. No, forse perché non ce l'ho. Vabbè. Yeah. Niente, mi piace fare la chop se ne mal al Hogan, raga. Non fa niente. E sai cosa ti dico? Mi riposo un attimo. Oddio. Oddio, ci siamo. No, me l'ha fatto la sinistra. Vabbè. Comunque ho visto che l'arbitro ha deciso di correre dietro. Quest'arbitro guarda, è tutto dietro al non capisce. Aspetta, dove andare. Ad uscire. Sì. Bello. Complimenti a te. Brava, complimenti. Bello. Non avevo la speciale. L'ha finita. Cioè, l'ha finita, non l'hai caricata. Pensavo di averla, invece no. Va bene, finita. Raga, succede anche questo, mi torna la vita. Oddio, aspetta, sono stordito. No! No, ci credo. Vaffanculo, ho sbagliato. No, mi sto giuro, non l'ho fatta apposta, ma mi sono confuso con il tasto del vecchio WWE. Vabbè, ma vabbè. Cosa volevi fare? Non ho capito. Volevo farti la mossa con l'analogico. No, mi sento male. No, senti, fammi fare un po' di bicipiti. Cazzo, ma ogni volta la sbaglio. Bicipiti, dai. Raga, non la farò mai questa. Bicipiti. Cazzo. Ma vedi che l'ha fatta. Bella, vai. La combo schienamento non l'hai fatto. Vabbè, non succede niente. Casa. Sei uscito? Sì. Hai usato la resilienza? No, vabbè. Non ci credo. Sì, sai che ti ne dico? Avevo un'altra.
ti dico che... No, cazzo! Raga, fanculo. Cazzo. E Tommy! Cioè, no, ce la faccio, ho vinto. Ultimate Warrior. Come nella realtà. Come in quell'anno, nel 1990, vince il titolo WWE Championship dell'88. Agitiamo un po' le corde. Era un pazzo scatenato, guardalo. Era batti. Quindi è diventato campione due volte, cioè intercontinentale e WWE Championship. Era un po' schizofrenico, secondo me. Era schizzato, raga, ma era fuori di testa, io mi ricordo. Ma diverso da loro. Vabbè, ogni tanto ci parte. Cioè io mi ricordo che era il pubblico che si scatenava. Guarda il Hogan. È mo nel sarcofago. Ragazzi, schizzava male. Cioè, questo straordinario, mi hanno dato 5 stelle, migliore di sempre. Con The Miz e Randy Orton. Ma tu devi stare tranquilla, non preoccuparti. Al pubblico è piaciuto. Le vedi che erano scatenati, cazzo. Iu. Erano scatenati, ragazzi. Vi voglio scatenati anche voi sotto nei commenti, va bene? Vi ringrazio infinitamente per questo match, per il supporto che ci state dando. Ci state consigliando tantissimi match da fare. Noi siamo strafelici, ve li porteremo tutti. Dovete solamente avere un pochettino di pazienza, ma per il resto ci pensiamo io e la Swarovski. Da WrestleMania 6. Non mi ricordo dove l'hanno fatta. Stavo pensando, ma da WrestleMania 6 in Canada. Ma che Toronto? Sì. Era sbagliato quello, non era Kansas City. Sì. Toronto, vabbè, ragazzi. Mi sono informata, da Toronto, Canada, WrestleMania 6, 1990. Un saluto da Richard, dalla Swarovski. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!